bisogno che qualcuno è arrivato primo. Fare il meme, registrare fascio con rosso. Io stronzo, testa moto di merda. Io non ce la faccio. Perché non posso beccare uno? Come si fa? Norma strato, salgo bago, me nello speciale, te non può. Perché non posso beccare uno? Ha beccato un frocio che ha detto che ha beccato Stefano a game 1 e allora il frocio li fa lui. Ah, ma ancora un altro GD, oggi vi sbudello tutti. E Kevin Diocane è entrato tipo notte dei lunghi coltelli, porco dio, nella sua abitazione, l'ha ucciso. Vendicativo, Kevin, vendicativo. Ciao a tutti. Il primo corso che vince anche il tappetino. Grazie. Bella a tutti, ciao ragazzi, ciao a tutti. Siamo qua con il buon Kevin che, ancora una volta, UTS, Veni Vidi Vici, primo in Svizzera, undefeated, questo torneo a Torino. Portato ancora una volta Sprite, full entrap. Raccontaci un attimino cosa hai beccato al volissimo. Ho beccato Flanderis, due Tier Lament in Shih Tzu, due Mirror Match, un Runic con mine mistiche infinite. Però scopolati tutti quanti. Sbudellati tutti. Ok, cominciamo subito, vai, vai con la profonda. Allora, gioco. Tre rana scambio, non due perché la terza la voglio evocare di rana. Il reparto dei pescatori fortissimo. Poi ho giocato quelli standard, tre blu, tre jet, un rosso e un carota. Perfetto, ok. Giocavo la versione con i bestial che sono tre Magnamut. Sto coglione rincoglionito. Tre Druidsworm e due Saronir. Due Saronir, ok. E potentissimi, fortissimi, li amo da morire. Nella mia piccola tech ho giocato tre Fenrir Shangri-La. Sono ineluttabili. Questi qui hanno un cazzo enorme, veramente fortissimi. Fortissimi. Quando li cali giù danno una pressione della madonna. L'avversario va in panico. Poi con Elfo è imbersagliabile, banna uno, se c'è uno, bla bla bla, è finito. Dio cane, dai. Poi ho giocato tre Ash Blossom. Sì. Una carta generica. Per quanto riguarda le magie, ho giocato madonna, la Prosperity. La best magia. Per la Consistency. Vabbè, tre starter e lo slasher, sì. E come le trappole ho giocato tre impermanenze, le impermanenze infinite. Impipipe. Niente da dire, il mazzo è stato fortissimo. Beh, i Ferrier mi trovo da dio. E ora passiamo all'esso. Vai di extra al volo. Maxis ho giocato due giganti, la rana, Jin che mi piace un casino. Sì, si è trovato bene con Jin. Jin è fortissimo, è anti super poli perché tu fai fuoco, oscurità e acqua, quindi se gioca super poli tipo anche Tier Lament non ti possono fare Mood Dragon. Hai una board molto molto safe e molto stabile, quindi ci è piaciuto tantissimo, bellissimo, fortissimo. Pony Bimaru fortissimo. Cavalleria Centaurea, sì, per forza, per il pacchetto Zeus. Questa che non ho mai evocato, non ho mai calata, però l'idea era di evocare Fenrir dal deck oppure Magnamut. Spice idea, ci sta. E sì, non l'ho mai fatta, però vaffanculo, è forte. Poi ho giocato i cosi qua, Zeus lo amo. Poi ho giocato tre elfi, Strind, Dark e questo, che se scarti il Sampei ti fai più. Ti fa andare in culo, bellissimo, dai. Poi passando side ho giocato tre shifter, boh, mai calato. Mai calati, ok. Questo mi ha fatto vincere una volta i botti. Tre di queste e tre di queste, che se li vedi insieme hai vinto. Spolverino e le mie carte di side preferite che sono... Sono le tue carte queste. Queste qui, bastante. Exodel Proibito è troppo forte. Sì. Un ringraziamento speciale al team, Ground Game Duelist, e un ringraziamento speciale a Giorgio Corno ovviamente. E al nostro sponsor Kevin, davvero ancora grazie mille per la profile. Sei sempre, come dico sempre, infinito e ineluttabile. Ineluttabilmente. Ineluttabile. Mamma mia, grazie mille Kevin. E ci vediamo alla prossima top. Ciao belli.